Amici di Time Out, bentrovati per una nuova puntata insieme. Questa sera siamo a Milano, al Teatro Dal Verme, e nel frattempo, come potete vedere, dietro c'è un bellissimo pianoforte, sta per iniziare il concerto di Klaus Bellavitis. Lo avevamo già incontrato in una delle puntate precedenti, Ricky lo aveva intervistato e ci aveva raccontato di questa sua iniziativa, i cui proventi verranno devoluti al 100% alle popolazioni colpite dal sisma di Amatrice. Ricky, come vedete, non è qui con me perché è già nel backstage, lo sta intervistando. Andiamo a incontrarlo insieme. Anche questa sera siamo qui per proseguire questo cammino che Klaus ha iniziato a ottobre. Tutto l'incasso andrà ad Amatrice. Allora, due parole ci sono da spendere per Klaus, che oltre ad essere un amico è una persona straordinaria, un grande viaggiatore, ha fatto cose bellissime. Burt Bacharach, un grande musicista, l'ha definito: lui è il mio erede. Chi l'ha detto? Bacharach, non l'ha detto lui di se stesso. Il jazz non paga, e dovevo arrivare a 53 anni per capirlo. 48 anni di scarico, non mi fa sol, la corda maggiore, minore, la quinta bemolle, l'intercedente, 12 ore al giorno di studio. Sparata di 6.000 watt negli occhi, ma sento che siete meravigliosi. Stop, ok, pronti via, mi dica stop. Troppo tardi, sì. Deve essere tempismo. Pronta? Andiamo, via. Allora, qua, ok, perfetto. Allora, la signora si è fermata qui, questa carta, io la potrei vedere, ma non ha scelto questa carta, ha scelto una carta che è coperta. Quindi prenda la carta coperta, la tenga in mente, la mostri a tutti, fuorché a me. Tu sei una grandissima pulzella. Ma cosa avete capito? Brava! Pulzella! Cosa lo pulite il pianoforte? Con la cola 1? Vi portate a casa, stiro. Quanto siamo? 150? 150? 200? Molto bene. Bravissimo. Vero o no? 300? Chi è? 300? Bellissimo. 300 straordinario. 300 che va a sommarsi già all'incasso di questa sera. 301? 350? Adesso, signore, almeno una scazzottata, cioè fatti finire. No, ma è giusto che sia così, adesso diventa una questione di principio. Si è appena concluso lo spettacolo di Klaus e ho placcato subito Giovanni Colombo, il pianista, uno dei musicisti che ha partecipato a questa serata. Ciao Giovanni, complimenti prima di tutto. Ciao, grazie mille. Grazie a voi. Ho visto che ti sei dilettato al piano anche te, hai sostituito Klaus per parte dello spettacolo. Vi conoscevate prima? Ti ha chiesto lui di partecipare, com'è andata? Sì, io e Klaus ci conosciamo, così come tutti gli altri musicisti, da diverso tempo. Collaboriamo anche in altre situazioni, avremo anche altri concerti,
abbiamo fatto già altri concerti sempre come questo a scopo benefico per Amatrice e collaboriamo spesso insieme, quindi questa è stata ovviamente una bellissima occasione per certo. oltre per una questione di beneficenza anche ovviamente artistica. La sala era gremita, io faccio i complimenti anche a te adesso, poi arriverà Klaus con Ricky che lo sta placcando qua dietro, sta cercando di fermarlo un attimo, e quindi ne farete altri e vi vedremo presto ancora in scena. Assolutamente, avremo tra l'altro sempre con la band di Paolo Favini che era l'arrangiatore e ovviamente di Klaus alla voce, suoneremo il 12 gennaio al Blue Note, quindi a breve, avremo, speriamo, anche altre situazioni anche per sostenere sempre la causa, visto che è una cosa importante, certo. È la cosa della il punto fondamentale. Esatto. Noi ti posso dire, ci siamo divertiti tantissimo, ti faccio ancora molti complimenti e aspettiamo Klaus nel frattempo. Benissimo, ok, grazie mille a voi. Preparo, 1, 2, 3, il Chino! Musicisti, dai, venite qua, tutti insieme. Il nostro one man show. Innanzitutto ti ringrazio anche di avermi inserito in quella clip che è andata in onda all'inizio, dove dicevo che tu sei uno dei più grandi jazzisti italiani. Ma come si fa a non metterli in Ricky dentro un momento così? Abbiamo cercato di portare Amatrice a casa di tante persone. Allora, one man show per 10 volte 10, abbiamo, ma soprattutto tu hai organizzato 10 concerti tutti per beneficenza. Sì, e devo dire che è stata veramente faticosa. Non finisce qui, perché per tutto il 2017 il 15%, se potrò, anche il 20%, del mio cachet verrà costantemente devoluto. E in ogni concerto dove potrò, io ricorderò Amatrice con il film che abbiamo realizzato e le foto, e cercheremo di portare un messaggio sempre di Amatrice in ogni concerto di tutto il 2017. Allora, ti abbiamo visto veramente impegnato questa sera con tutta la tua band, abbiamo anche avuto l'opportunità di avvicinare il tuo pianista, Scaldasedie, come lo chiami tu. E tutti personaggi eccezionali, una band eccezionale che vale veramente la pena di andare a vedere, anche se non è legata al discorso di Amatrice, andateli a vedere. Presto sarete al Blue Note, se non sbaglio. Il 12 di gennaio vi aspetto, ma vi conviene prenotare perché gli ultimi 4 concerti fatti al Blue Note sono andati sold out 2 settimane prima. Non fate come i miei amici, sono arrivati direttamente fuori e lì sono rimasti fuori. Ecco, quindi vista la natura di questa band in un luogo come il Blue Note, che cosa si può vedere? Certo non sarà uno show come quello di questa sera, un recital come quello di questa sera. Beh, io sono sul palcoscenico ancor più intrattenitore che cantante e pianista. Sicuramente il 12 facciamo un tributo a Frank Sinatra, dove le mie gigionate, una o due, non di più, scapperanno, perché al Blue Note bisogna essere un pochettino più seri di questa sera. Non possiamo fare il gioco della carta infilzata con la spada e altre follie. E quindi bisogna venire a vedere. Sì. Questa volta ad ascoltare. Questa sera a vedere sta... Oh, la miseria! Ormai ti lamentavi prima che il jazz non paga perché non c'è tutto questo supporto da parte della televisione, ma tu non ti puoi proprio lamentare. Quando facciamo la quarta e la quinta. Anzi, divento... Scusate, allora, signori e signori, sono io Ricky Mezzera. Anzi, sono Bella Vizis che intervista signor Ricky. Allora, caro Ricky, dove hai comprato questo bellissimo papillon? Ciao. E anche per questa sera siamo arrivati alla fine della puntata di Time Out, abbiamo incontrato un sacco di ospiti, Claudio Bellavitis, amico di Ricky oramai, è quarta puntata che è qui con noi. E
E niente, quindi a questo punto è tutto dal Teatro Dal Verme. Noi vi salutiamo e ci rivediamo qui tra 7 giorni alla prossima puntata di Time Out. State con noi.